Oggi vi spiego come creare una tesi di laurea. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi parliamo di tesi di laurea, ragazzi. Eh sì, moltissimi messaggi privati, ma anche nella realtà di tutti i giorni, mi chiedono: Ombretta, come si fa una tesi? Nel momento in cui io scelgo l'argomento con il mio relatore, come faccio a mettere in piedi una vera e propria tesi di laurea? Effettivamente sembra una montagna insormontabile, ma percorrendola pietrolina dopo pietrolina vedrete che non sarà un'impresa poi così difficile. Io oggi metterò il focus soprattutto sulle tesi di laurea artistiche, ma guardate il video comunque, perché l'impostazione di una tesi di laurea è la stessa in qualunque facoltà. Partiamo dalla scelta dell'argomento, che è la cosa fondamentale. Innanzitutto, quando scegliete un argomento, dovete fare il conto con il relatore, quindi scegliete bene il vostro relatore, perché il relatore al momento della stesura della tesi di laurea è veramente ciò che fa la differenza. Indipendentemente dalla materia, più o meno facile, più o meno possibile, scegliete il relatore più affabile, la persona che è più disponibile nei confronti del discente. So che dovrebbero essere tutti così, ma poi il dato caratteriale distingue tutti i professori l'uno dall'altro. Secondo luogo, scegliere la materia secondo quello che si vuole fare del proprio futuro. Molte tesi, specie se sperimentali, sono delle tesi che possono essere spese nel mondo lavorativo, e quindi scegliete con molta attenzione l'argomento della vostra tesi, perché potrebbe servirvi anche per uno sbocco professionale, per essere selezionati rispetto ad altri studenti su un determinato studio. Questo accade soprattutto nelle facoltà scientifiche, non umanistiche, ma anche le facoltà umanistiche, se un domani vorreste scrivere un libro o se un domani vorreste essere un insegnante di una determinata disciplina, sarà sempre meglio avere un supporto tesistico che compendi il vostro lavoro. Scelta la materia che più vi piace, che più vi interessa, con la persona che più pensate sia nelle vostre corde, quindi il professore più possibile per voi, adesso bisogna scegliere l'argomento. Con questo va concertato sempre con il professore. Molti docenti indirizzano pesantemente l'allievo verso un argomento. In quel caso, se al professore fa gola un determinato argomento che comunque fa parte di quella che è la vostra competenza su quella materia, io vi dico accontentatelo, anche perché potreste figurare in qualche sua pubblicazione come collaboratore all'opera, quindi non sottovalutate anche questo aspetto. Parliamo adesso però della tesi. Scelto l'argomento con il professore, abbiamo un titolo, abbiamo una traccia, abbiamo un argomento, diciamo così. Adesso dobbiamo scegliere il titolo, dobbiamo scegliere tutto, dobbiamo dare corpo a questa tesi. Come si fa? Se abbiamo scelto il titolo, dobbiamo cominciare a fare una enorme ricerca bibliografica. Dobbiamo comunque selezionare una serie di testi che presumibilmente comprendano delle nozioni che ci interessano. Si va in biblioteca. Quando avete trovato un testo che vi interessa, prendetelo, sfogliatelo dopo aver visto nell'indice che ci sono delle tracce interessanti per voi. Ancora non è il momento di leggere il contenuto, andate nella bibliografia di quel libro, che si trova sempre alla fine del libro, e cercate all'interno di questa bibliografia se ci sono dei titoli che potrebbero interessarvi. E già che siete ancora in biblioteca, segnateveli su un taccuino, perché se la vostra ricerca avrà bisogno di un approfondimento, questa è la vostra fonte di salvezza. Dopo aver cercato tutti questi testi e da questi testi aver estrapolato dalle loro bibliografie altri testi, tornerete a casa. Vi consiglio semplicemente di farvi una copia degli indici e casomai delle bibliografie. Tornate a casa, compratevi un santo evidenziatore del colore che più vi rilassa e cominciate a strutturare quella che sarà la traccia della vostra
vostra tesi. Avete già più o meno la bibliografia perché avete raccolto determinati testi e avete le bibliografie di quei testi. Voi sapete che in tutta quella mole di libri dovrà scaturire la vostra ricerca. Ci sono anche le fonti mediatiche, che sono quelle che riguardano internet oggi più che mai, e ci sono, possono essere anche delle fonti reali, come possono essere interviste a persone che conoscevano un determinato movimento, che hanno fatto parte di un o che fanno parte di un determinato, che ne so, movimento artistico, quindi delle citazioni da mondo reale. Bene, voi incorporate tutto questo e leggete più e più volte i vari indici. Dopodiché stilate il vostro indice. La tesi parte sempre dall'inquadramento dell'indice e quindi del corpo che volete dare alla vostra tesi. Sappiate sempre che si parte dalle connotazioni di individuazione storica. Per qualunque argomento, per qualunque tesi, ma soprattutto per le tesi artistiche, si parte sempre dall'inquadramento storico-politico. Avete quindi gli indici, cominciate a strutturare il vostro argomento. Innanzitutto l'oggetto della tesi. La tesi cos'è? Un'idea che voi cercherete di dimostrare reale e possibile in quanto tesi all'interno del vostro lavoro. Quindi è l'analisi di un qualcosa, si parte da un'ipotesi che voi dimostrerete come tesi alla fine del vostro elaborato, no? Quindi voi volete dimostrare, per esempio, il punto di rosso nell'opera di Caravaggio, che quel punto di rosso significhi qualcosa, e dovrete dimostrarlo, per esempio, nel evolversi del vostro lavoro. Nell'introduzione metterete ciò da cui partite e a cui volete arrivare con il vostro studio. Metterete chi legge la tesi in condizione di capire a cosa voglia portare tutto quel malloppo cartaceo che poi avranno davanti. All'interno di questa introduzione dovrete mettere non soltanto di cosa volete parlare e cosa volete dimostrare, ma anche quali sono gli strumenti che userete per arrivare alla conclusione della vostra tesi. Cioè dovete fornire a chi legge la tesi gli strumenti per decodificarla. Perché avete scelto quegli argomenti nella moltitudine possibile degli argomenti? Perché avete scelto quel taglio? Perché avete scelto quell'impronta? Tutto questo va nell'introduzione. Successivamente c'è l'inquadramento storico-politico del periodo. Necessario, non si scappa, la storia è fondamentale, il contesto storico-politico è fondamentale per far capire come evolve qualunque situazione umana, antropologica, e quindi qualunque cosa che riguardi lo studio di esperienze, sia che siano esperienze culturali, sia che siano, e come può essere un'opera d'arte, una trilogia di film, piuttosto che l'inquadramento storico di un artista, di un poeta, di un periodo artistico o letterario. L'inquadramento storico-politico vi chiarirà le idee su moltissime cose. Andandolo a studiare e a selezionare gli argomenti che farete, voi stessi scarterete parte della vostra tesi e sentirete l'esigenza di includere altri argomenti sulla tesi, perché vi chiarificherà il contesto. Dopodiché si passa alla descrizione di ciò di cui si vuole parlare. La descrizione può essere, nel caso di un autore, può essere la biografia dell'autore, quindi il suo excursus, la sua formazione. Nel caso di un'opera, la descrizione vera e propria dell'opera. Nel caso di un'opera cinematografica, la descrizione dell'opera cinematografica, le nozioni tecniche della stessa e via discorrendo. La parte descrittiva e o bibliografica è molto importante, perché da questa partiranno gli input per gli agganci con quelle che sono le ipotesi che vorremmo dimostrare. Per esempio, è nel periodo di formazione del pittore X che lui sperimenta con il colore rosso per la prima volta. In questo periodo, e ci si aggancia anche al periodo storico, succedeva questo nel contesto storico-politico, probabilmente è stato questo che l'ha fatto convergere verso questo tipo di argomento e questo tipo di cromia. Quindi il periodo storico e il periodo bibliografico supporteranno, dando valenza alle vostre ipotesi. Sono quei dati certi su cui dovrete basare il vostro volo pindarico mentale, che vi porterà alla strutturazione della vostra ipotesi, facendola arrivare ad essere una tesi vera e propria. Dopodiché
Dopo la fase descrittiva c'è la fase interpretativa, cioè la fase creativa della tesi, la parte più bella, quella in cui potrete più mettervi in gioco, qui nasce tutto quel complesso di idee che voi vorrete dimostrare, in cui potrete buttare innanzitutto come forma di appunti i punti che volete dimostrare. Per esempio, voglio dimostrare che il pittore X nello studio della luce e delle ombre interpone sempre un particolare rosso. Lo voglio dimostrare portando a citazione le sue opere ABCD. Questo puntino rosso ha sempre questa valenza, oppure ha la valenza del sentimento, perché per esempio nel quadro A è interpretato dal vestito della madre che si strugge, nel quadro B dalla lingua che lecca il cane che scodinzola davanti a un bambino, dalla C, capito quello che voglio dire? Dovete buttare qui le ipotesi e in questo argomentare dire: e questo succede in un determinato momento storico dove la figura della madre, storia, e vedete la figura magari della donna, della madre, quello che sta per essere, io sto facendo delle sto immaginando in questo momento, e nella sua esperienza personale il determinato autore ha avuto un lutto materno, per esempio sarebbe l'apoteosi, avreste già dimostrato la vostra ipotesi. Data quella che è l'innesto, quindi dell'impianto della vostra ipotesi, adesso nel capitolo successivo andrete a chiudere la vostra tesi e l'andrete a chiudere con dei ragionamenti logici basati su periodo storico, fase bibliografica e naturalmente testimonianze bibliografiche a supporto della vostra teoria. Testimonianze bibliografiche che possono essere più o meno esplicite, perché ci sono dei autori che possono condurre alla vostra teoria pur avendo fatto un ragionamento su un altro elemento del quadro, no? E dando sottinteso quello o a supporto quello che voi volete dimostrare. Quindi la prima cosa da fare è l'indice, quindi bibliografia e indice. Andate avanti non dimenticando mai quello che deve essere il filo conduttore del vostro percorso. Se una tesi è figurativa, ad esempio le figure alate nella storia, l'evolversi delle figure angeliche nella storia dell'arte, in quel caso è una tesi figurativa risulta essere sempre una tesi molto più semplice, perché potete anche procedere per indagine figurativa. Andate in biblioteca, prendete quanti più libri di storia dell'arte potete e sfogliandoli guardate nelle figure l'elemento che volete analizzare. Per esempio, il rosso nella storia dell'arte, il paesaggio nella storia dell'uso del paesaggio nella storia dell'arte, bene. Ogni figura che incontrate con quell'elemento segnatela con un segnalibri. Alla fine riportatevi in forma varia, come volete, sotto forma di appunti, di foto, di quello che volete, tutte quelle opere. E dallo studio di quelle opere poi selezionerete quelle che fanno al caso vostro e a supporto della vostra teoria. Mi raccomando, se trovate qualcosa durante il vostro studio che contrasta quello che è il vostro volo pindarico nello studio di una determinata maniera e che sovverta la vostra visione, non omettetelo, perché le tesi a favore e contro una determinata ipotesi ci sono sempre. Piuttosto cercate di scompaginare quello che è l'elemento di contraddizione opponendo delle critiche a quel determinato tipo di ragionamento. Quindi mettete delle giustificative al vostro lavoro. Tizio dice tot, ma Tizio non tiene conto di questo, questo, questo e quest'altro. Se invece, malauguratamente, vi doveste accorgere che Tizio ha ragione e che non c'è modo di andare avanti, la vostra tesi nasce da un presupposto sbagliato, quindi bisogna rivederne i contenuti argomentativi. Se il vostro relatore è bravo e se voi l'avrete scelto con cura, nel momento della stesura dell'indice voi dovrete andare, allora, nel momento dell'individuazione dell'argomento e dell'individuazione della vostra ipotesi, già lui dovrebbe essere in grado, o lei, naturalmente parlo lui in ordine così generale, dovrebbe essere in grado di dirvi se è una tesi che vale la pena portare avanti o se è una tesi autodistruttiva. Secondo luogo, quando porterete l'indice,
il bravo relatore ha già bene in mente i margini entro cui voi potrete muovervi, quindi potrà dare dei suggerimenti. Molti pensano che al relatore sia dato il compito di fornirvi la bibliografia. Questo non è affatto vero, perché la tesi è semplicemente un lavoro di ricerca bibliografica. Di conseguenza, se il relatore vi fornisce la bibliografia, il lavoro l'ha fatto lui, non voi. Voi vi limitate solamente a leggere i testi che vi ha dato lui. Ma la ricerca così è molto più scarna, perché magari voi, nella vostra, tra virgolette, ignoranza, ma prendete questa parola come l'ignorare i contenuti di alcuni libri, potreste trovare degli spunti molto più importanti che un relatore che presuppone di conoscere quello che c'è di importante da conoscere potrebbe tralasciare di dirvi. Detto ciò, ragazzi, scegliete un argomento che vi piace, questo naturalmente vi porterà anche maggiore soddisfazione nel portarlo avanti. E poi alla fine mettete le conclusioni. Nelle conclusioni dite il perché avete voluto far accentrare l'attenzione dell'ascoltatore su questo argomento, cosa porterebbe di buono la conoscenza di questo, come e perché questa cosa era sfuggita in più e voi siete riusciti a trovarla. Bene, fatto questo siete giunti al momento più difficile. Dovete compilare la bibliografia. I momenti tecnici sono sempre più difficili all'interno di una tesi. La bibliografia va compilata in maniera biblica. Non dovete assolutamente sbagliare. Innanzitutto, la bibliografia, avere della bibliografia, non significa copiare stralci di libri e riportarli all'interno della nostra tesi, ma significa leggere dei libri e farne una giusta sintesi, molto spesso una summa tra un testo e un altro, e riportarla come forma di terza cosa sulla vostra tesi. Non fate dei copia e incolla, ragazzi. Oltre ad essere quasi un reato, io credo, è anche una cosa bruttissima. Non ci avete messo niente, quindi poi sarà tutta da studiare la tesi, se non la producete voi, no? Se non la sintetizzate voi. E allora, come si fa la bibliografia? La bibliografia può essere fatta in vari modi. I più diffusi sono gli argomentativi e in ordine alfabetico. Ordine alfabetico o di titolo, ve lo sconsiglio, o di autore. Io vi consiglio di fare una bibliografia ordinata in ordine alfabetico per autore. Cognome, nome, titolo dell'opera, casa editrice e anno di pubblicazione. Farete così se avrete letto tutto il libro e da questo tratto una somma del vostro pensiero che avrete immesso all'interno della tesi. Mentre se avete letto solamente stralci del libro e avete preso da quello che vi interessa, potete mettere anche da pagina tot a pagina tot per meglio inquadrare la vostra bibliografia e non inserire un testo magari unitario che vi posso dire enciclopedia Treccani e ve la mettete tutta. È impensabile che in un'enciclopedia Treccani voi, dico una cosa a caso, no? Oppure enciclopedia della storia italiana, della storia dell'arte, voi abbiate usato tutta l'enciclopedia. In quel caso si mette volume primo da pagina tot a pagina tot. Ordinata tutta la bibliografia, non dimenticate neanche un testo, andiamo invece a come impaginare la tesi. Questo è inutile che ve lo dica io, perché ogni facoltà ha le sue regole, ogni dipartimento ha il suo colore, ogni facoltà anzi ha il suo colore di tesi, anche di copertina. In generale dovete ricordare sempre che sulla tesi, sul frontespizio, va messo, questa è la mia, una delle mie tesi, una delle due, il nome dell'istituzione universitaria in cui vi state laureando, la facoltà di appartenenza, il corso di laurea, quindi il titolo della tesi, la materia della tesi, il relatore e voi accanto al relatore. Dopodiché il frontespizio è quasi sempre il medesimo. Se volete potete inserire anche una dedica. Io questa tesi l'ho dedicata a mio padre, a mio marito e a mio figlio, perché già c'erano tutte e tre e quindi c'era anche il sino, l'ho dedicata a loro.
Quindi, come vedete, vado di introduzione in cui spiego quello che voglio fare e parto poi con i capitoli. Le tesi possono essere strutturate al loro interno in maniera diversa. L'Alma Mater, per esempio, di Bologna mi richiedeva un determinato formato, vedete, un'interriga inesistente, fronte retro e pagine numerate, mentre l'Accademia in cui ho preso la prima laurea, che era composta comunque da due tomi, la mia prima laurea fu sulle icone, la mia prima tesi di laurea, ha un'interriga molto più larga. Non volevano il fronte retro perché una facoltà come l'Accademia ha un'impostazione magari più artistica della tesi di laurea, una facoltà umanistica come storia e conservazione delle opere d'arte ha un'impostazione più pragmatica della tesi. Quindi anche i margini, l'impostazione è differente da facoltà a facoltà, da decisioni interne all'università. In generale ci sono delle linee guida comuni a tutti, ma poi è meglio che andiate sul sito della vostra università, che cerchiate nella sezione laureandi, e lì di solito dovrebbe esserci scritto tutto. Però, per esempio, per l'Accademia di Catania ho guardato proprio di recente e non ci sono i diktat tecnici con cui stilare la propria tesi. Ciò significa che sono lasciati al libero arbitrio dello studente. In questo caso io non vi consiglio di darvi alla pazza gioia, ma vi consiglio di conformarvi alle regole generali. Cercate, vi metto qua sotto dei link utili per la compilazione della tesi e riferitevi sempre a quelli. Per non andare incontro a nessun tipo di problema in cui possa essere opinata una qualunque vostra scelta, attenetevi sempre a un regolamento riconosciuto istituzionale a livello MIUR. Una tesi come deve essere fatta nel modello base. La numerazione va fatta quasi sempre soltanto sulle pagine scritte, non sulle tavole, perché se le tavole sono inserite all'interno della tesi scorrendo con essa, come per esempio nella mia prima tesi, dove le tavole figurative, eccole qua, erano messe mentre descrivevo le opere, la numerazione sulle tavole si interrompe solitamente e si passa a una numerazione differente messa in asse di lettere, tavola A, tavola B, tavola C, proprio per distinguere il testo dalla tavola. Mentre nella seconda tesi, essendo le tavole poste alla fine, tutte alla fine, e io qui le ho citate semplicemente come tavola 1, tavola 2, tavola 3, ho continuato la numerazione della tesi. Tutte le tesi possono avere un minimo di pagine e un massimo di pagine. Informatevi esattamente su quello che dovete fare. Informatevi se nella numerazione delle pagine sono comprese le tavole. Informatevi sempre sulla data di consegna del lavoro finito e non fatevi trovare impreparati a quella data. Cioè, se la data di consegna è il 5 agosto, voi il 10 luglio al massimo dovete avere il beneplacit del vostro relatore che vi dica ok, questa tesi va bene, perché non vi dovete mai ridurvi all'ultimo minuto, mi raccomando. Adesso però parliamo di una cosa molto importante, perché una cosa è la tesi, una cosa è la discussione di tesi. Voi non avrete modo di parlare di tutta la vostra tesi. Immaginate se io in un quarto d'ora, 20 minuti, che è il momento della relazione di una tesi, potessi parlare di tutto quello che c'era scritto qua dentro. Bene, in questo caso, dopo aver finito la tesi, voi dovete conoscere per sommi capi naturalmente tutta la vostra tesi, ma questo sarà ovvio, l'avrete fatta voi, l'avrete letta centinaia di volte, l'avrete scritta e riscritta al computer, dovete saperla per forza, ma da quella dovete estrapolare un discorso completo che duri al massimo 25 minuti, un discorso completo in cui potete fare anche dei tagli.
ci sono delle commissioni più sbrigative e delle commissioni che stanno lì ad ascoltarvi con piacere, dipende anche dal carico di lavoro che hanno, cioè quanti prima e dopo di voi si devono laureare. Quindi, cosa fare? Prepararsi un discorso che comprenda tutta la vostra tesi in mezz'ora, 25 minuti, informatevi su quanto lunghe siano le interrogazioni nella vostra facoltà. Questo è necessario perché ci sono molti ragazzi che arrivano alla seduta, alla sessione di laurea con il discorso di tutta la tesi in testa, cominciano dall'introduzione e poi a metà dell'introduzione di solito il presidente di commissione la blocca e comincia con le domande, magari incuriosito da una frase che ha detto. Se voi invece fate durare tutto molto poco e date mano a mano che parlate le risposte che possano aver incuriosito i vostri relatori o coloro che stanno alla commissione che sta ad ascoltarvi, questo farà in modo che molto probabilmente non sarete interrotti durante la vostra relazione di tesi. In generale la commissione non interrompe quasi mai, tranne sporadici casi in cui proprio state dicendo magari un qualcosa che o il commissario conosce benissimo e quindi vuole intrattenere con voi una conversazione sull'argomento, oppure qualcosa che sorge totalmente strampalata all'orecchio di chi vi ascolta. Quindi il discorso di relazione di tesi è importantissimo, preparatevelo, deve durare al massimo 25 minuti, se vi tengono di più sappiate che dovete poterlo infarcire con qualcosa, se vi tengono di meno sappiate che dovete tagliare a un certo punto e comunque fare un discorso unico del vostro operato. Questa è la parte più importante, perché la tesi sì è importante, la sfoglieranno mentre voi parlate, la guarderanno. Non vi ho parlato di note e citazioni fatene pochissime perché sembrano degli stralci rubati per riempire vuoti mentali, però fatele se vi servono e se sono dei compendi alla vostra tesi, ma non riempite la vostra tesi di citazione, l'autore dovete essere voi, non gli altri, e naturalmente le note vanno messe a piè pagina, numerate progressivamente, così come anche le citazioni. Ma questo lo trovate tutto qua sotto nel box informazione come elemento proprio tecnico della stesura di una tesi. Spero che questo video vi sia utile, in bocca al lupo a tutti, non vi preoccupate, la tesi dura veramente un attimo, non vi accorgete, dal momento in cui vi sedete, al momento in cui vi alzate, state in un mondo parallelo e non vi accorgerete nemmeno di quello che sta succedendo, andrà benissimo, ma soprattutto vivete questa esperienza come un'esperienza divertente, importante e formativa. Coltivatelo come un bel ricordo e non come un incubo, mi raccomando. Bene, vi mando un grande bacio, spero di trovarvi sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, ciao, alla prossima volta! Ciao ragazzi, illuminati da una luce divina che mi viene dalle spalle, scusate, ma è un video di fortuna per dirvi due cose. Mi sono assolutamente dimenticata col trambusto degli operai in casa, con una serie di cose successe, di estrarre i vincitori degli stampi per il FOMI. Io ero convinta di averlo fatto, ma non trovo né il video né la mia comunicazione al vincitore, quindi evidentemente non l'ho fatto. In questo trambusto abbiamo combinato anche un altro piccolo macello: abbiamo perso il video del sorteggio dei pennelli economici del Tintoretto, che comunque invece è stato fatto. Ho comunicato alla vincitrice subito dopo l'estrazione sotto al video che aveva vinto, quindi per quel video, che comunque era un video che trattava, un giveaway che trattava di tre pennelli dal relativo prezzo, ragazzi, io vi prego di avere fiducia in me, perché non posso farvi vedere il video dell'estrazione che comunque è stata fatta, ma non posso neanche togliere il premio alla ragazza a cui avevo comunicato che aveva già vinto. Spero mi capiate. Adesso invece insieme, dopo un sacco di tempo e scusatemi, andiamo a sorteggiare il vincitore degli stampini del FOMI. Ho ordinato tutti i commenti dal più recente al meno recente, sono 241, vado su random.org, faccio uno di 241, ero convinta di averlo fatto questo sorteggio, 117, conto chi è e ve lo dico subito.
Rosa Formisano con il commento: troppo bello, troppo bello lo stampino di Creabello arriva a casa tua. Bene, è passato un bel po' di tempo, come potete vedere, un mesetto, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Scusatemi veramente per questo piccolo inghippo, scusatemi davvero. Bene, complimenti Rosa, grazie a tutti gli altri per aver partecipato e noi ci vediamo molto presto. Ciao! Ecco qui tutti i pacchi di arte per te pronti per partire. Quindi, ragazzi, tutti i premi stanno per arrivare. Abbiate solo un attimo ancora di pazienza e li potrete stringere tra le mani. Bene, questo per dirvi che noi ci teniamo. E se succede qualche errore, ci dispiace, ma siamo umani anche noi. Viva le poste italiane! Viva Arte per te e i tuoi canali, perché quelli non sono solo di Arte per te. I regali stanno arrivando a tutti, eh? Grazie!